Flavio Briatore, lei conosce benissimo l'Africa, conosce benissimo il Kenya, dove peraltro è cominciata questa terribile avventura di Silvia Romano. Che idea si è fatto su quello che è accaduto? Ma tutto è stato molto strano, perché poi noi, quando è successo il rapimento, ha dato molto fastidio al turismo in Kenya, per cui ci siamo affrettati con tutti gli organi kenyoti perché dessero veramente la caccia a questi delinquenti. Allora, la città si chiama Chokama e Silvia operava per Onlus, si chiama Africa Miele. L'avevano sconsigliata nel modo più assoluto di andare lì. E il suo capo, credo, a quel tempo era un certo Davide Cirrapica. L'hanno sconsigliata. Ma questa cosa chi gliel'ha detta? Delle fonti kenyote? No, ma le fonti Briatore, che sappiamo esattamente, ho parlato con il ministro, ho parlato con i capi della polizia ai tempi, per cui sappiamo che Silvia aveva lavorato in un panotrofio vicino a Likoni, che poi tu, Mirta, conosci, Likoni vicino a Mombasa. Sì, sì. E lei poi aveva deciso di partire con un'altra associazione in questo posto isolato, perché voleva sentirsi, non so, più libera, nonostante gliel'hanno sconsigliato tutti di andare lì. Per cui quello che io dico, non è il Kenya che sia un paese pericoloso. Se tu vai in certi posti e ti cerchi dei problemi, li trovi, come anche a Milano. Se io vado in certi posti e mi cerco un problema, forse non cercava i problemi, voleva provare a dare una mano, forse no, è stata... No, va bene, ma sì, però se qualcuno ti dice di non andare, al limite non ci vado. Che poi tutte queste ragazze e ragazzi qui Kenya non è gente che ha delle esperienze, sono ragazzi giovani, aiutano gli orfanotrofi, per carità, ma quando ti sconsigliano di andare in certi posti non ci devi andare. Questa è una considerazione a parte. Naturalmente siamo tutti contenti che è stata rilasciata, immagino sia contento anche Briatore, naturalmente, di un successo tutto italiano. Io sono contento, l'unica cosa che non sono contento è che quando è scesa dall'aereo con quella palandrana che rappresenta Al-Shabaab, le donne di Al-Shabaab, non mi sembra che fosse una gran pubblicità per Al-Shabaab. Si è convertita, come sappiamo, all'Islam, ora andiamo in pubblicità e poi arriviamo No, si è convertita all'Al-Shabaab, no, c'è una bella differenza tra l'Islam e Al-Shabaab. Non credo sia così, lei ha detto che si è fatto una conversione libera all'Islam, credo che questa sia allora il vestito di ieri dimostrava che non era Islam, era Al-Shabaab, 100%. Pubblicità.